Anche tu, da spirito, t'aggiri per questi giardini. Anche tu vaghi per questo labirinto. Vedi le meraviglie che qui risiedono e senti i suoni che qui echeggiano. Ma nulla come me ti è dato toccare. Io ormai non posso più sentire i profumi di questo parco. Ma qui, dove ho le mie origini, ho deciso di restare. Io sono lo spirito della musica. Io sono Gasparo. Nacqui a Salò. La mia famiglia fu fin dalle origini legata alla musica. E come un predestinato mi ritrovai a inseguire le note in giro per le corti di tutta Italia, dove ebbi modo di incontrare il più grande compositore che ci fosse mai stato, Claudio Monteverdi. Fu proprio l'antica passione per le sue madrigali ad avvicinarmi a questo luogo, attratto dal poeta che qui vive e che riporta in vita la musica del maestro. Oh, ma anch'io fui grande. Divenni liutaio. E i miei violini furono richiesti in tutta Europa. La mia fama sopravvisse ai secoli. Persino lui, questo D'Annunzio, l'uomo che ha fatto costruire questo parco, sa dei miei legni. Qui ho trovato un luogo di pace. Certo, non in quella casa stonata che è sempre infestata di gracchianti di voci femmine, ma qui, intorno a questo laghetto. Talvolta poi il poeta sembra volermi viziare. Posso giungere qui dal teatro, dietro la collina, note dei grandi musicisti del mio tempo e di tanti altri di un tempo che non ho potuto incontrare. Ma ora vai, c'è molto che devi vedere e altri spiriti che devi incontrare. Estremo ardore, rimanti in pace, in pace. Forca vecchia, spia nova, buon discepolo, sei capace di tutto. Ti ardisci di mettere gli occhi nelle mie carte senza chiedere. Comandante, io chiedo perdono. Basta! È ora che tu te ne vada, Cocles. Sì, certo. Cocles, porta questa effigelinea di Dante a Francesco Malpiero, portagliela in memoria di Casella, che diede suono a tal ballatetta di Dante. E
un qualche segno per me? Eccoti! Un pugno delle mie ceneri! Vattene, intendi? Vattene! Sì. Da quell'ultimo banchetto non mangerò più per una settimana. E perché mai? Non deve essere stato così terribile. Fammi indovinare. Da bere vino francese e acqua di sorgente alpina. Ovviamente. E infine un tripudio di dolci e frutta. Marmelade, cioccolato del Guatemala, uva regina, fragole rosse succose. Che cerchi? Anche tu vorrai sapere di lui. Gabriele, Gabriele, tutti vogliono sapere di lui, tutti pendono dalle sue labbra. Ed io? Eclissata, anch'io vittima delle sue parole. Che sfacciato fu. Neppure lo conoscevo, nessuno lo conosceva, e subito tra tutte le mie virtù richiese la più indecente. Ci amammo tempestosamente per anni, mai nessuno amò come me. Lui scriveva per me ed io recitavo per lui. Non fu un amore semplice, tradimenti, rotture, riavvicinamenti. Il nuovo secolo si faceva avanti ed io invecchiavo. Fu allora, al tramonto del nostro amore, che le nostre strade, anche se in modi diversi, si incrociarono con quella del cinema. Il primo spettacolo al cinematografo disgustò Gabriele. Come poteva tanta banalità di significato attrarre una sì oceanica folla? Tuttavia riconobbe le potenzialità del mezzo. Potrebbe divenire uno strumento efficacissimo di elevazione del gusto e del pensiero, disse, di raffinamento estetico, di istruzione. Sarebbe un'impresa simile a quella degli artisti del Rinascimento, che nei vetri delle cattedrali istoriavano vite di santi in episodi. Quelle vetrate gioiose non sono, per così dire, dei cinematografi immobili? Su una cosa fummo sempre d'accordo, il silenzio. Entrambi non lo potevamo sopportare. Era intollerabile il prevalere della musica o della sua totale assenza al cinema. Un poeta ed un'attrice, come avremmo potuto lavorare senza le parole? Dopo che Gabriele ebbe a che fare più volte con il cinema, sembrò ricredersi, accettandone pregi e limiti. Mi decisi a sperimentare quella nuova arte a mia volta, solo alcuni anni dopo. Recitai in Cenere e subito compresi dove il futuro ci stava portando. Chissà se avessimo avuto più tempo, se io e Gabriele ci fossimo reincontrati. Chissà cosa saremmo potuti diventare. Chissà.